Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. La catastrofe del coronavirus sembrava poter far maturare la nostra politica, le nostre classi dirigenziali. Altro non ha fatto che tirare fuori, buttare fuori, sputare fuori tutte le crisi, tutte le rivolte che in questi anni i cittadini hanno cercato di nascondere dentro loro stessi. Infatti, in questi ultimi giorni abbiamo visto le grandi rivolte in America, negli Stati Uniti, contro uno dei problemi più grandi che ha afflitto la nostra generazione, le nostre ultime generazioni. Ecco, il razzismo non è solo uno dei problemi che abbiamo in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, in questi ultimi secoli. Oltre al razzismo abbiamo anche la crisi ambientale da dover affrontare. Le nuove tecnologie, il nuovo progresso sociale, il nuovo progresso economico, altro non ha fatto che accentuare queste due grandi crisi sociali ed economiche, anche perché si portano dietro anche delle gravi crisi economiche. Ecco, voglio cercare di affrontare queste due crisi, di guardarle nel mondo, nel posto più vicino possibile, più vicino a me. Ecco, ho cercato di affrontare questi due problemi pensando e analizzando questi temi a Rivarolo. Ecco, l'immigrazione, il razzismo. A Rivarolo ovviamente non c'è, nel senso, la cittadina di Rivarolo non è tutto tranne che una cittadina razzista. Ecco, le mosse che il nostro sindaco ha fatto in questi ultimi anni per volte a una integrazione sociale rispetto alle minoranze sono degne di note, anche per il presidente Trump sono da osservare e da studiare, diciamo. Quindi, secondo me, appunto, parlando di immigrazione in Italia e razzismo, bisogna un po' separare le due frasi, le due parole, appunto. Perché finché si parla di razzismo è una cosa che non ci riguarda, perché l'Italia è un paese cristiano, un paese cattolico, sempre volto ad accogliere più gente possibile, a trattarle in maniera migliore possibile, e questo ci fa onore. Però sul tema immigrazione, ecco, qua dobbiamo un po' scardinare, diciamo, dividere questo tema, perché non è più una questione ideologica, visto che in questi ultimi anni abbiamo visto che l'immigrazione e il razzismo sono stati un cavallo di battaglia per molti, molti partiti italiani, ma anche una questione riguardante al business, perché ovviamente l'immigrazione è un business per le mafie, per l'agricoltura che sfrutta la bassa manodopera. L'altro tema importante che ho cercato di analizzare nel mio contesto è appunto la crisi ambientale, ecco. E in questo caso qua devo fare delle critiche al canavese e al mio comune, perché è da anni che non vedo un progetto serio volto appunto a diminuire l'inquinamento, perché è brutto da dire, ma Rivarolo è una delle città più inquinate della provincia di Torino. In certi momenti addirittura Rivarolo ha dei tassi di inquinamento di polveri sottili che è anche equiparabile a quello di Torino. Questo fa impressione, perché noi cittadini rivarolesi abbiamo un'immagine diversa di Rivarolo, un'immagine pulita, un'immagine che ci permette appunto di vivere con tranquillità in questo ambiente. Ecco, anche l'ultimo piano regolatore. Sinceramente non trovo in questo piano regolatore un progetto verso l'ambiente, per tutelare l'ambiente, per tutelare i cittadini, per appunto malattie che si possono susseguirsi nel corso degli anni a causa dell'alto inquinamento. Ecco, il piano regolatore, abbiamo visto questo nuovo progetto, il progetto di Rivarolandia, un progetto che può portare ha degli introiti economici interni notevoli, però secondo me snatureremo solo Rivarolo così, perché Rivarolo è una città del commercio, di piccoli commercianti, e andremo a uccidere solo questi piccoli commercianti e il centro di Rivarolo. Ecco, questo a me non è piaciuto. Ecco, non vorrei mai che Rivarolo diventasse solo una nuova colonia di multinazionali come Amazon e McDonald's. Ecco, questo qua è il mio pensiero. Grazie dell'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics.